Cari, eccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo showcase, meno 2 all'inizio del Legends Festival e meno 1 a Reveals and Stuff, che purtroppo v'anticipo non potrò seguire insieme a voi perché in quel momento sarò a lavoro. Avendo cambiato il giorno, che solitamente era di martedì, stavolta è di giovedì, purtroppo non riuscirò ad esserci. Vi porterò un video chiaramente quando tornerò a casa verso sera. In ogni caso, raga, meno 2 uguale Goku e Vegeta, l'altro Legends Limited, uscito l'anno scorso durante il Legends Festival, durante la prima parte del Legends Festival. Personaggi mega ipati che hanno spaccato il meta all'epoca. Monopurple, distruttivo. Team Future con loro dentro, distruttivo. Raga, funzionavano alla grande. Poi pian pianino, neanche troppo pian pianino, sono stati power creepati pure loro. In ogni caso, raga, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a testarli. Prima di cominciare vi chiedo, come al solito, gentilmente un like per il supporto sulla fiducia, un commento qua sotto. Per chi ancora non fosse iscritto, raga, vi conviene caldamente rimediare, attivare la campanella per non perdervi più nessun contenuto, dato che con l'inizio del Legends Festival aumenteranno ancora di più. Raga, vamonos. Eccoci qua, Team Sonfem acchittato per Goku e Vegeta. Niente Zenkai Bench, questa già è una cosa grave per loro perché non c'hanno grosse difese, quindi la Zenkai Bench, oltre a far più danni, gli aiutava anche a tankare. Dopodiché c'è tutta una lineup di Sonfem, principalmente scelti per le Z-ability, perché giocheranno praticamente sempre i primi tre per una questione di showcase. Dobbiamo lasciar fuori Gohan Beast, Goku Super Saiyan 4 e vabbè Goten, non mi dispiace per nulla lasciarlo fuori. Raga, questi sono gli equip, andiamo in PvP, vediamo come rendono Goku e Vegeta in un team che inizialmente non era il loro team, a un anno di distanza dalla loro uscita, via! Anzi raga, prima di andare in PvP, ieri mi è venuto così in mente, ma quando è che porto una nuova puntata della Spicy GodTube? Ho aperto la GodTube, raga. Penso che non la porterò per almeno un mesetto, probabilmente. Mai visti così tanti mirror in vita mia. Appena trovi qualcosa di diverso, è dalla parte di chi perde. Raga, andiamo in PvP. Cominciamo, Team Movie più Goku Mui. Non 100% meta, raga, insomma. Andiamo subito così che è pieno di cover, quindi voglio spararti un SM subito. Oh, oh, oh. Bella attesa. Bella, bella attesa. Fermati, Goku. Ok, usiamo una strike. Va bene. Posso farti del male? Beh, i danni sono sempre abnormi, raga. Niente, step, ok. Buttiamo comunque pump per bloccarlo e lo fermiamo. Raga, raga, da fare schifo, non so veramente cosa fare. Bravo, forte. Bravo, forte. Ora
Vediamo di fargli fuori sto Goku Mui. Ok. Ok. Ovviamente, raga, cosa poteva farmi fuori se non la ultimate? Cosa poteva farmi fuori se non la ultimate nel momento che lui entra? Andiamo avanti. Team Bestia più Vegito Ultra come leader. Proviamoci. Ok, non siamo partiti bene. C'ho il telefono che non so che sta facendo. Raga, boh. Non so cosa stia succedendo al mio telefono. Proviamo questo. No, siamo partiti nel peggior modo possibile. Questa fa male. Sì. Ma che stai a dire? Ancora in vita. Vabbè. Unexpected. E mi lascia. Ok. Ok, prendiamoci sto rush su Mirai. Niente. Va bene, Pan. Niente, secondo step, io non c'avevo modo di far cose. Ok, main ability. Va bene, incassiamola su Pan. Sì. What? Ma che bait strano mai fatto? Cos'era? Brutto. Lui peggio. Facciamo fuori sta Pan. C'ha quel piccolo vantaggio lui che può passarci attraverso alle mie blast. E farmi fuori il personaggio showcase in 3 attacchi.
Non c'è un granché da fare, raga, qua non rimangono molte chance. Prego, Gone Beast, sono tutto tuo. Sto facendo meno danni di quanto mi aspettassi. È il secondo rush che mi tira, vero? Forte, raga, forte. Attenzione, Blue Boys contro Blue Boys, Vegeta Clan. Noise. E andiamo così diretti. Ok. Clashiamo. 9-7-2. Bueno. Va bene, te lo sei buttato alla fine. Poppin. Boom. Vi dicevo che hanno dei problemi di difesa, raga. Non è che me lo stessi inventando. 2. Vegeta contro Vegeta. Let's get it, bro. Basterà? 1.000.000 sì, no, secondo me no. Infatti. Ok. 9-8-6. 9-8-9. Rip. Va bene. Sì, ci fa. Lui ci rovinerebbe con questa, quindi meglio switchare. Ah, povero, gli abbiamo fatto fuori l'SM. Vabbè, Vegeta Clan messo peggio del Son Family con Goku Vegeta, questo poco ma sicuro. GG, prossimo match. Ok. Ecco, grazie, me la rendi l'SM diretta. E io scoppio, raga. Che merda di meta. Che merda di meta. Team Bestia, massima potenza ma poche stelle per mia fortuna. Vediamo di giocarcela. Ok, no vanish per me. Va bene. Vorrà dire che mi prenderà un sacco di danni. Così per iniziare. Ah, pure il drop. Non sia mai che magari riesco a fare qualcosa. Bene, 2SM buttate a male proprio. Ma ho tos!
Bravo, sì, elimina 1000 carte. Complimenti. Facciamolo fuori. Ok, si allontana, ha paura del mio Mirai. Va bene. No, la blu così. Così si usa una blu. Vedi Goku Vegeta com'era facile. Raga! Due carte gli ho tirato! Ma cos'è? Non aveva manco finito d'uscire, Pan, che è già tornata in campo. Quanto sto godendo, raga! Da pazzi! Prossimo! Raga, 3v2, non lo so perché, ma ha deciso così il nostro avversario. Ok. Contro ogni aspettativa, vinciamo questo clash. No, buono. Ok, spezziamo gli due. Very nice. Prima o poi riuscirò a far fuori qualcuno con sta mossa. Non sto veramente comprendendo il mio avversario perché abbia fatto sta scelta pazza. Ma va bene. Facciamola prendere a Mirai. Ora andiamo avanti. Ultimo match, Team Movie, Bestia Pan e Tapion a sto giro. Oh, mi è andata molto bene. Ok.
Niente più carte. Vai bene anche tu, Tapion. Non ho capito perché mi abbia dato la possibilità di usarla un'ora dopo il recupero del chi effettivo. Niente, qua non steppa. Ok. Sei loccatino con me. Avrei dovuto poppar la main. Lui continua ad attaccare, va bene. Match strani, raga. Ma boh. Va bene. Killiamo Tapion. Ok, così debotto, pan super aggressiva che ci rascia, switchiamo su Miraio. Miraio tanca sto rascio. Da proprio tankato in pieno, bravo Miraio. M'hai preso di parola. Posso avere un po' di chi? Lasciamola sta pan, raga. Vediamo di farla fuori. Pescare un'altra special move e magari chiudere con una leggendary finish. Sarebbe un sacco bello. O magari no, magari Guambista adesso ci cambecca male. Chi lo sa. Ok, parte di Pivi, parte bene. Non soffre Pan, Gombeast. È immune. È immune a Pan. Io volevo la special move, raga, ma... Ma no. Eccola, ma ti pareva. Bene, facciamolo tornare in vita, me ne pentirò di quel che sto facendo. È andata così, raga, niente legendary finish per Goku Vegeta. In compenso ci becchiamo quella di Gohan Mirai. Complesso, raga, molto molto complesso. Non è che ho trovato solo team strani. Quelli che trovavo stellati, il Beast Team, raga, mi spaccavano malamente. Non c'era un granché di cui discutere, con cui giocare. Quindi showcase andato, parliamone. Quindi Goku Vegeta a un anno di distanza, come rendo? Non è, dai, meglio di Trunks a mio parere, quello sicuramente sì, ma comunque fanno una fatica cane, raga, sembra che ormai non facciano più danno, letteralmente, ed era il loro fiore all'occhiello, quello di far danno, di spaccare tutti con un paio di carte. La special move è sempre dannosa, quello sicuramente sì. Tutto il resto, raga, lascia un pochino a desiderare. Sarà per il fatto che non sono nel mono purple. Sarà per il fatto che comunque anche di Zenkai Bench, quando switchavo in Vegeta, cioè Zenkai Bench e Z-Ability, non avevo a conti fatti troppi buff sulle Blast. Quindi pure lui non è che producesse troppo danno. Goku di Strike faceva un pochino meglio.
Ma sta di fatto, raga, che ho veramente faticato per portarvi questo showcase, nonostante Pan e Mirai siano degli ottimi support. Mancava conti fatti quel qualcosa che potesse mettere in difficoltà l'avversario, raga, che lo butti in campo e dice inizia a tremare perché ci sono troppi danni in ballo. E con questi tre personaggi purtroppo quella situazione non giungeva mai. Raga, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione a tutti quanti, ci vediamo presto con nuovi video.